In un contesto di crescenti preoccupazioni per le tensioni internazionali, le guerre e la crisi climatica, il contrasto alla povertà deve essere un impegno prioritario in Italia, in Europa e nel mondo. Alleanza contro la povertà, alla vigilia del 17 ottobre, fa il punto e lancia le proposte per una nuova politica e per un nuovo approccio culturale al tema. Prevenire e contrastare la povertà nel mondo, in Europa e in Italia è un impegno non più rinviabile, soprattutto in un contesto di crisi economica, politica e climatica, come quello che stiamo vivendo a livello internazionale e nazionale. Per questo Alleanza contro la povertà in Italia, che raggruppa quasi 40 organizzazioni impegnate su questo fronte, lancia oggi 4 possibili proposte per combattere la povertà attraverso imprecisi impegni politici e mette in guardia da 10 fake news che non contribuiscono ad un nuovo approccio culturale al tema. A livello nazionale, Alleanza contro la povertà ricorda innanzitutto che la povertà assoluta è un fenomeno strutturale che negli ultimi 10 anni ha visto un costante aumento dei numeri, certificati dai dati Istat. Secondo le ultime stime preliminari sulla povertà assoluta, infatti, nel 2023 si trovano in questa condizione l'8,5% del totale delle famiglie residenti, corrispondente a circa 5,7 milioni di individui. Il numero dei poveri assoluti in Italia negli ultimi 10 anni è raddoppiato, ricorda Antonio Russo. Pare ormai chiaro che le nuove misure di contrasto, introdotte dalla legge 85 del 2023, non sono adeguate né tantomeno efficaci e rischiano di aggravare una situazione già drammatica. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio IMSS, infatti, i beneficiari delle nuove misure, assegno di inclusione e supporto alla formazione e lavoro, sono poco più della metà rispetto ai beneficiari del reddito e pensione di cittadinanza, su un totale di 1.324.104 nuclei che avevano percepito almeno una mensilità di RDC PDC nel primo semestre del 2023. 695.127 sono quelli che hanno avuto accesso all'assegno di inclusione nello stesso periodo del 2024. Alla luce dei dati sulla povertà e sulle nuove misure di contrasto, Alleanza contro la povertà lancia 4 proposte al governo. Il rilancio di una misura di contrasto universalistica e strutturale, rivolta a tutte le famiglie e le persone in povertà assoluta, il recepimento nella legge di bilancio degli emendamenti proposti da Alleanza contro la povertà per migliorare l'efficacia delle misure di contrasto vigenti, l'avvio di un monitoraggio a livello territoriale e nazionale sulla povertà e sull'efficacia delle misure di contrasto. Alleanza contro la povertà offre la propria disponibilità a questo scopo. Ed infine un nuovo approccio al tema della povertà, che riconsideri un rilancio delle politiche di welfare e dei sistemi di infrastrutturazione sociale e del lavoro.